Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. DJ, riavvolgi. È bella ma bellissima. Allora ragazzi, c'è chi l'ha ascoltata, mi mando almeno la parte degli spari, la scarrellata e la slot machine lì, insomma, come il salvadanaio, il registratore di cassa. E chi mente? Hai visto che oggi che servivano non ho il giubbetto. Non ho il giubbetto antiproiettile oggi, ce l'avevo soltanto ieri. Buongiorno a tutti ragazzi, pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelant, sigla. Come va ragazzi? Come va? Come state? Come state? A che ora si è svegliata Fosca stamattina? Alle 7:10. 7:10? Beh, dai, ci sta. Ma cosa ci sta? Ci sta, io 7 bene. Nei miei peggiori incubi. Con questi primi freddini, che quest'anno sono arrivati un po' in ritardo rispetto al solito, ho portato il cane. A casa nostra c'è. Sette, ti svegli, le bambine escono per andare a scuola, quindi rimango finché le bambine escono per andare a scuola, poi io vado a portare il cane. Noi facciamo così, chi porta il cane non porta le bambine, chi porta le bambine non porta il cane. Ci dobbiamo dividere, ognuno ha le sue tasks. Domani io faccio bambine, Ludo fa cane. Un po' così. Giusto, no? Però è bello, guarda che... Sai che mi piace il momento... Orca miseria, mi sta venendo in mente una cosa...
forse. No, adesso dire che abbiamo svoltato la puntata, no. Però. Allora, stamattina, esatto, dopo aver portato il cane, poi torno e faccio colazione. Tanto che in questa mia nuova fase in cui cerco di andare a dormire prima, ieri 9:45 ero nel letto. Io anche. Eh? Bene. Wow! Così dormito bene. Di mangiare bene, questo già lo facevo. Bere un po' meno. Non bevo in giro. Cerco di non bere in giro. Arrivi a casa, quando ceni un bicchierino di vino, però tranquillo, così. Moderazione. Faccio però invece delle colazioni che non sono mai stato il mio forte, belle, belle abbondanti. Sì. Perché appunto ti svegli, porti il cane, giri, poi adesso magari sto un po' di più perché mi fermo proprio a riflettere. Cioè, portare il cane diventa che sto lì, penso. Cioè, lo porto non guardando il cane, guardo il cielo mentre lo porto, camminando così con la testa per aria. Vado in giro. Quindi cammino, quando torno ho fame, mi faccio proprio la colazione grossa. Stamattina ti stavo ascoltando, dico perché sei sempre più protagonista, Maul. Sì. Stavo sentendo la puntata di Fabio, sì, no? Che parlavate di Francesco Salvi. Perché doveva spostare la macchina, giusto? Perché c'era da spostare una macchina. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Sai che Francesco Salvi non c'è su Spotify? Come fai a saperlo? Perché io ho ciclicamente proprio bisogno di ascoltare le canzoni. Per me Francesco Salvi è stato uno delle mie figure di riferimento nella crescita. Questa, cioè, macchina qua devi metterla là, esatto, la canzone con una nota sola, cioè con una sola lettera A. No, quella, sì, cioè, la canzone monota erano gli estratesi. Ma c'è! Su Spotify no, ci sono un paio di remixini brutti, non c'è proprio la discografia di Francesco Salvi. E su Instagram? Non è verificato, è vero. Hai capito il problema? Su Instagram non lo so, però io voglio andare su Spotify e non lo trovo. Quindi volevo fare un appello a Spotify, ti prego, recupera la discografia di Francesco Salvi e mettila. Perché io ne ho bisogno. E volevo dirti però, e qua forse ci ricongiungiamo alla puntata. Stavo ascoltando Il Volo del Mattino. Come quasi tutte le mattine, perché devo dire è forse il mio programma preferito di Radio DJ. Il secondo sono io. Okay. Però, cioè, forse la mattina mi piace. Per me è il contrario. È uguale. No, a me, mentre questa mattina facevo questo ragionamento, dicevo, comunque io me lo ascolto sempre volentieri, Fabio. Cioè, sì, proprio un bel programma così. Sì. Poi dicevo, sai qual è l'altro programma che ascolto volentieri? Io. cioè, il mio, secondo me, è un altro bel programma. Sì. E poi ero lì che riflettevo, ho detto, non so se dirlo o no, perché non vorrei mai che Maurizio, essendo il comune denominatore di questi due programmi, pensando di essere lui la chiave del successo di questi due programmi. No, sono contento che la pensi così, perché anche secondo me, io schiaccio i bottoni. No, però volevo dire, io mi aspettavo che tu dicessi, sono io. No, ok. No, volevo dire, allora oggi facciamo una puntata un po' alla Maurizio. Sì? Cioè, mettiamo da parte il mio, il nostro, facciamo una puntata un po' alla Maurizio, parliamo di cose che piacerebbero a Maurizio. Oh, sì! Ok? Per esempio, la spiritualità. Oh, Maurizio, bello, tutti i giorni ci guarda, ci giudica, quel poco... Un po' meno, eh? Sì, beh, perché io sono già più formato di voi due. Sono già più formato. Però quelle poche parole che ci rivolge Maurizio sono sempre un po' accusatorie, con il suo ditino puntato. Maurizio passa le giornate, non ci parla mai. No. Quando ci parla ci dice: dovreste trovare il vostro centro spirituale. Dovreste innalzarvi spiritualmente voi. Così. E poi se ne va. E poi se ne va, giusto? Giustissimo. Sì. Ok, quindi oggi facciamo una puntata in cui Mauri, con il tuo aiuto e con quello degli ascoltatori, di chi magari ha già raggiunto un livello di spiritualità, di centratura adeguato, parliamo di come trovate il vostro centro, di come andate, quando ci sono dei periodi un po' di ansie, paure, sbalzi, eccetera, andate a riequilibrare un po' tutto. Dicevo, si riconduce col fatto che, me ne sono reso conto mentre ve lo raccontavo prima, portare il cane è una cosa che mi dà una grande tranquillità. Cioè, io portare il cane, quando inizialmente, sapete che io non lo volevo a casa, sì, il cane, certo. Non lo volevo perché pensavo che poi me lo sarei dovuto sobbarcare io, invece poi la mia famiglia, devo dire, sono molto brave, Ludo è molto brava. Le prime volte che lo portavo giusto per fargli fare la pipì, cioè fatto la pipì, dai, andiamo. Povero. Poi ho allungato sempre di più e adesso mi prendo proprio quella pausa, mi faccio le mie 45 minuti la mattina col cane, perché è un momento dove... È meditativo. Metto un po' insieme tu, mi sono appena svegliato, sì? Riordino, perché ultimamente mi sveglio e vengo sepolto dall'ansia. Appena apro gli occhi, mi sento il mondo. Invece, camminando col cane, dico: allora, Alessandro, oggi queste cose qua
questa la fai così, questa la mettiamo qua, questa la facciamo dopo, questa rimandiamola all'Alessandro del futuro, non ci pensare ancora adesso. Così. Quindi portare il cane diventa un po' un mio momento di... Però questa è spiritualità, Maurizio. Sì, è cioè, vero. Organizzare, no, sì. Organizzare gli impegni e spiritualità. Pensare a me. Scusa, io non ce l'ho però il tempo di organizzare la mia spiritualità. Non è vero. Mattino. Ma non è vero. Non è vero, non è vero. Trovarlo. Dovrei svegliarmi alle 5. Brava, però. Ma no. Alle 5. Ma no, scusami, io non è che mi sono svegliato prima per avere un momento per pensare. Ho trovato un momento tra le cose che comunque devo fare per pensare. Vedi che hai capito? Sì. Cioè, tu la mattina vieni qua in radio, come ci vieni in radio? Ah, dipende, coi mezzi. Coi mezzi. Invece di metterti quelle cuffiettine e ascoltare la musica orrenda che ascolti, spegni, te ne stai zitta quando sei sui mezzi così e pensi. Zitta sui mezzi? Con tutto quel mondo intorno? Tutto il mondo fuori, come dice Vasco. Devi escludere tutto. Ti siedi lì e pensi per i fatti tuoi alle cose che sono problemi. Dici, come potrei risolvere questa cosa qua? Cosa ci metto ma al no, posto di questo? Quella lì è la mia meditazione, perché è super ansiogeno per me stare in giro senza la musica. È perché vuoi distrarti? Ah no, beh, ma è doping, è come drogarti. No, in quel senso la musica va, secondo me, cosa che faccio anch'io a volte, cioè ne abbiamo anche parlato un po' di tempo fa, no? Quando ti metti la... Oh, troppo rumore, troppo silenzio, metto una canzone così. Però è un po' un doping. Cioè stai facendo una cosa per evitare di pensare. Esatto. Che a volte serve, è bellissimo. Però non è pensare, è una cosa forse ancora diversa, credo. Ma chiedo a Maurizio, che è il leader di questa puntata. Mauri! Perché la Fosca vuole distrarsi da se stessa. Sì, io sono un po' d'accordo con Mauri. Sono un po' d'accordo con Mauri. Non faccio bene, no. A volte sì, ma non sempre. A volte sì, ma non sempre. Sai chi è bello distratto? Parti. Che viene qua. Si addormenta anche oggi. Si è addormentato anche oggi. Allora, 347. 347-342-5220 o diretta @dj.it. Facciamo una puntata Maurizio Style per dargli merito, perché comunque dai, alla fine è bravo, ok? Quindi oggi parliamo di spiritualità come vorrebbe Maurizio. Ovviamente io ne so pochissimo, gli altri due qua mi sembra meno che me. Maurizio oggi vi guiderà in porto le vostre navi. Ok? Va bene. Iniziamo col primo pezzo di oggi, Lil Nas X, Star Walking su Radio DJ. And get high up. I know that I'ma die. Reaching for a life that I don't really need at all. Never listen to replies. Learned a lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta get them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever see it's over. Since I came out my mama, thinking God, daddy never would. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join them? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I wouldn't make.
to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. Vedi, questa musica, solo per questa parte di piano alla fine, potrebbe essere un po' riflessiva. Noi siamo andati avanti a psicanalizzare la Fosca. Sì, beh, certo. Maurizio, ho fatto notare una cosa interessante che secondo me vale un po' per tutti. Perché hai presente che adesso se tu apri, non so, Instagram, sì, c'è la pagina ricerca. Se tu apri la se tu vuoi sapere qualcosa di una persona, tu gli prendi l'Instagram, metti pagina ricerca e Instagram ti propone tutte foto e argomenti che hanno a che fare con gli interessi principali di quella persona, no? È un po' come arrivare già a metà della conversazione. Se io apressi il tuo, troverei Monza, Formula 1. Esatto, certo. Sì, non sapevo di questa figa, così. Cioè, però gli sono gli interessi di una persona. Se tu metti cerca, ti dà le cose principali. Io c'ho l'Inter, Backstreet Boys. No, ultimamente sì, perché stavo guardando le notizie, poverino, certo, del fratello di Nick Carter che è morto. Però ti dice un po' della persona. Maurizio ha fatto notare un altro aspetto. Fa, avete mai scorso velocemente le stories di Fosca? Se tu senti, se tu fai passare una dopo l'altra le stories di Fosca, senti solo sti rumori qua, perché Fosca pubblica le foto, ci mette sotto le colonne sonore. È tutto un'infilata di rumore così. Quindi secondo me quella roba lì nel tram non so se funziona, però hai un'alleata. Aspetta, cos'hai tu? Ma dov'è che si guarda, scusa, allora, sta cosa? Allora, qua nel cerchio. Dammi, aspetta che sennò rimane. Nella lente d'ingrandimento. Allora, vediamo la Fosca. La Fosca ha un Leclerc, boh. No, ma non sono i miei. Ma quelle sono quelle di Walter, mica le mie. Ah no, scusami, no, sì, è giusto, è vero. Quindi hai Leclerc. Guarda, dimmi se sbagliavo. Formula 1. Fregna. Fregna al mare. Fregna vestita da sera. Un cagnolino. Hey. Un cagnolino. Sai? Sì, altra roba di Formula 1. C'è altra roba calcio, di Formula 1. Sì, poco calcio, devo dire. Più. Ma lui chi è? Oh, c'è uno con tutto col petto depilato. Cosa stavi cercando? Lì? Volevi depilarti il petto? Ho gli alberi di Natale. Sì, come quando fai tutte le ricerche per migliorare la tua forma estetica, così, però le devi fare in navigazione privata, sennò poi continuano a uscirti. Cioè, enlarge your penis. Nasce poi da lì. Al telefono, dicevamo, c'è un'alleata di Fosca, la Ross. Ciao, la Ross. Ciao. Come stai? Ma bene, grazie. Tutto bene, Ross di Monza. Confermo. Conosci Walter? Ebbene sì. No, veramente? Oh, clamoroso. Sua vincita, certo. Sua vincita. Ma tu sai chi è o hai bisogno di dettaglio? Amici di... vai allo stadio col Walter? Ci sono adesso, vado allo stadio. Ci sono andata, sì. Ci sono sei? Anche in trasferta, pensa. Quindi, noi apriamo il tuo Instagram, metti, clicchi sulla lente di ingrandimento, anche a te con cose di calcio. E Walter. Un po' di cose. Primo Walter. Come si comporta Walter allo stadio? È molto tranquillo. Dai, meno male. Meno male. Sì, cioè, non ci... bestemmia, ma... sì, bestemmia, ma il giusto. Non ci fa far figuracce. Che poi. No, fa quello che dice: ma state calmi. Ah, no, bravo, Walter. E come fa? Bravo, Walter. Allora, anche la Ross è un po' del team Fosca. Dice: io quando sono sui mezzi mi metto le cuffiette e mi sparo la musica per alienarmi. E per isolarmi, perché sono troppo curiosa, quindi se sono sui mezzi inizio a sentirmi i discorsi degli altri e poi magari spizzo il cellulare di quello che è vicino. No, non riesco a concentrarmi. Fai l'origliona, tu fai l'origliona. Sì. E invece con le cuffie isoli, però riesci a pensare a te, perché poi il punto della giornata della puntata che Maurizio vuole affrontare, no, questa è la tua puntata, Mauri, mica, è pensare a te, cioè tu quando hai la musica nelle orecchie, innanzitutto che musica ascolti? Non quella della Fosca. Non quella roba lì. No, quella roba lì non mi è No, questa roba qua no. Molto. No, però tipo ti metti quei gruppi proprio, tipo per me i Beatles, che li so a memoria, che vanno proprio in loop. Qui a un certo punto non li sento più. Ah, cioè, ok, li sento, sì. Ma non li sento, capito? Non hai bisogno di stare concentrata sulla musica.
Capito, okay. Non mi sento, non, cioè se mi devo concentrare dico una roba brutta, non ascolto Radio DJ. Eh no, certo, no, noi siamo una distrazione, perché vi diamo talmente tanti stimoli, talmente tante, no? Tante cose su cui pensare. No, 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 ci sta. E quando pensi a te, cosa pensi? A come organizzare la giornata, come migliorare te stessa, come risolvere un problema? Mauri, se tu hai delle domande, fai tu, sai che qua siamo nelle tue mani oggi. A cosa pensi? Ma allora, quando tipo vado in giro col mio cane, sì, penso alla giornata. Vedi, il cane fa, cioè, tipo, il cane fa di brutto. Il cane fa, Il cane fa, sì, tantissimo. Cioè, alla fine, come risolvere quella roba? Oppure, mannaggia, quel messaggio di ieri, adesso gli rispondo, me lo mangio, quelle robe lì. Ok, quindi Mauri, questo lo possiamo mettere sotto ricerca di una spiritualità e di un centro? Cioè, ce la passi questa cosa? Cioè, Ross sta facendo quello sforzo che tu chiedi a noi ogni giorno? Sì, secondo me sì. Ah. Grazie. Allora, grazie. Mauri è più un po' della scuola, devi entrare in contatto con la natura, giusto? Questo qua è un po' il tuo... Ma come fai sui mezzi? Chiedigli un po' come fai sui mezzi. Cioè una persona che viene erosa dal tran tran della vita quotidiana. Concentrarti su te stesso, perché tu sei natura. Bravo, cioè quello che dice Maurizio è non è che per concentrarsi, cioè andare nella natura vuol dire andare nei boschi. No. Non è che devi andare nei boschi. Tu sei la natura, quindi tu... cioè. Capito? Io no, però sto provando a fare il telefono senza fili, provo a mettervi in comunicazione. Hai capito, Ross? No. Mauri, dai. Mauri, tieni su sta conversazione. Ma se non capisce io. No, lo so, che sono bionda. Sarà quello. Deve essere quello. E che io sono natura. Vabbè, mo ci rifletto su. Rifletti su sta roba qua. Fosca vuole dirti una roba. La seconda puntata. E vediamo come. No, certo, sai che a noi piacciono le puntate quelle un po' cicliche, no? Gianni, ci piace il cerchio che si chiude. Come gestisci la paura di essere scippato sui mezzi mentre sei in contatto con te stesso? Perché quello. Abbracciata la borsa, proprio tipo la borsa era mia. Sì, ma quello lo faccio anch'io. Cioè, vedi che Fosca si focalizza solo sulla tragedia. Un po' sì. Cosa fai? Tu ti prendi la tua bella borsettina, te la tieni stretta. Io, per esempio, quando faccio, non so, le tratte lunghe così che ti addormenti, prendo le cose importanti, me le tengo addosso, mi ci addormento sopra. E lascio che il mondo vada. Confermo. Abbracciata. Ci addormenti sopra. Sì. Ross, ti mandiamo un abbraccio. Baci. E soprattutto a Walter. Dove andate? La prossima trasferta, la prossima partita cos'è, Monza? Giovedì. La Salernitana. Monza Salernitana in casa. Domenica. In casa, vi vedete allo stadio? Tu vai? No, la Ross è un po' che non viene. Ross, cosa c'hai di meglio da fare? Le sagre. Alle sagre. Madonna Ross, ma tu fai la mia vita da sogno. Tu fai la mia vita da sogno. Un bacio, Ross. Ciao. Uomo ucciso non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei, discuterne tra gli scienziati. Io che sono indeciso, lei che ammette se non ha mai letto un libro. Dovrebbero proteggerla come i musei. Come si fa tra innamorati? Io ci ho provato, amore, ad essere speciale, almeno un po' per te. Ma non sono speciale, vorrei fossi speciale. Abissale. Parlerò di una ragazza che uccise un uomo che stava guardando l'alba. Gli disse: l'alba non si guarda mai da soli. Mi siederò con te, che sei un tipo strano come me, che guardo solo ai tramonti. Fammi vedere i tuoi mondi. Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
faccio come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai? Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è una differenza abissale. C'è un ragazzo che tutte le mattine mette la sveglia prima della sua sveglia, sì, prima di come dovrebbe essere la sua sveglia, si guarda 20 minuti, mezz'ora di un film, poi si svegliano le bambine, colazione, le porta a scuola, così, e ogni, entro fine settimana, quindi nei 5 giorni lavorativi, 20 per 5 si fa un film. Un film intero, a fine settimana si è visto un film. Però esce la mattina col film a metà. Si vede che il suo momento per ricentrarsi un attimo è mettere un film nel silenzio della casa, così lui se lo guarda. Secondo me non è una cosa tanto... Allora, qua bisogna chiarirsi. Fare qualcosa, cioè pensare vale solo quando pensi, o fare qualcosa al posto di... Cioè, la musica di Fosca, il film di questo ragazzo. Un altro ragazzo ha scritto: io quando devo spegnere il cervello mi sfondo di Candy Crush, il videogiochino. Sì. Non lo so, anch'io, cioè, siccome ne parlavamo prima, non è spegnere il cervello, è mettere il cervello su un'altra cosa, perché comunque ti genera uno stressino, una... Io, per esempio, quando ho bisogno di non pensare al lavoro, gioco a Call of Duty, ma non è che quando gioco a Call of Duty non penso a niente o sento la testa leggera, semplicemente faccio una cosa che mi obbliga a non pensare al lavoro. Ok. Ok? Però è comunque... Non è un concentrarsi. Ma non è assolutamente quello che Maurizio intende per spiritualità. No, lui è concentrarsi, allora, da quello che ho capito, perché sono sei anni che me lo dice, ma non me l'ha mai spiegato bene, è concentrarsi su se stesso e... parlare quasi con se stesso, giusto? Sì, esatto. E quindi quello tutte che... queste cose, se guardi un film, se giochi non sono assolutamente... Sono altre distrazioni, ma non vuol dire occuparsi di sé. Vuol dire non pensare a una cosa che ti disturba, pensandone a un'altra che ti piace di più, ma non vuol dire pensare a sé. Giusto, Mauri? Giusto. Oh. Senti, pensando a me invece, abbiamo due biglietti del mio spettacolo a teatro, salutava sempre, da regalare alla prossima telefonata col premio fedeltà. Ok, quindi adesso ci prendiamo una pausa di pubblicità, poi ritorniamo, continuiamo a chiacchierare su questa puntata che vedo vi sta tanto piacendo, quindi alla fine c'ha ragione Maurizio, e vi regaliamo anche due biglietti per venire a vedermi a teatro. Pubblicità, tra poco! Attenzione, riparte l'azione, Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui. DJ, riavvolgi. Of you, not even your gratitude. And if you think I'm corny, then it will not make me sorry. It's your right to laugh at me and in turn it's my opportunity to feel brave. 'Cause it takes
Mauri, ma questa canzone è un segno del destino ed è giusta per caso o sei andato di nascosto all'ufficio musica a far cambiare? Tutto a caso? Visto? Ogni tanto. E lì capisci che siamo benedetti, cioè anche quando non vuoi comunque le cose vengono bene, cioè capisci che sono cose che devono andare bene per forza. It takes a fool to remain sane su Radio DJ, bentornati, 12.39, stiamo parlando di... allora, il macro argomento è un po' la spiritualità perché a Maurizio interessa, nel caso specifico Mauri ci stiamo concentrando su... La ricerca di un centro? Sì. Un po' di equilibrio? Sì. Momenti da dedicare a se stessi? È questo. Centro di gravità permanente. Centro di gravità permanente. Anche però. Detto, datti una regolata. Anche detto, stai a posto. No, dai. Mauri sempre ci dice, ma datti una regolata. Datti una regolata. Tutte le mattine quando vedo la fosca. Sì, datti una regolata, datti una regolata. Al telefono c'è la Fra, buongiorno Fra. Ciao, ciao Ale, ciao. Come stai Franci? Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Guarda, oltre ad aver beccato la casualità di parlare di questo argomento nel giorno in cui in scaletta avevamo una canzone dal titolo It Takes a Fool to Remain Sane, lo abbiamo fatto anche nel giorno, il giorno dopo... Diciamo, sì, dopo una tua riunione di una tua seduta di psicologia. Sì, sì, infatti ieri sono andata, cioè come tutti i lunedì ormai da sì? un po', vado appunto dalla mia terapista, dalla mia psicologa e appunto stavamo parlando proprio di questa cosa qui, quindi di trovarsi o dedicarsi comunque un momento, magari durante la giornata, che ci aiuti un po' a ricaricare la batteria, di darci la possibilità di andare avanti appunto durante la giornata, alleggerire un po' ecco la giornata, magari il lavoro, magari un momento stressante. E quanto ti chiede la tua psicologa allora? Per fare quello che poi in realtà stiamo già facendo noi così in radio, no? Per dire, sì, per dire, quanto ti chiede? Siamo sui 50-60 euro. Fatturati? Sì, non rispondere, non rispondere. No, no, va bene, va bene. No, no, ok, quindi che cosa ti diceva? Cioè, rispetto a quello che noi imboccati da Maurizio stiamo raccontando, che poi in realtà, come magari hai sentito, stiamo anche noi riflettendo a voce alta, non è che noi abbiamo una teoria che vi vogliamo vendere, stiamo anche noi cercando di capire qual è il modo migliore, se esiste un modo, dove va fatto, quando va fatto, per riuscire ad avere un momento per noi. La tua psico cosa ti ha detto? Sì, ma può essere allora un momento anche appunto proprio che ci andiamo a dedicare noi, può essere qualsiasi cosa, magari per la fosca può essere veramente appunto ascoltare la musica in cuffia piuttosto che prendere un caffè in una caffetteria che ci piace, un tè in... che ne so io, oppure una passeggiata al parco di 10 minuti proprio solo per alleggerire un po' la testa e ripartire. Può essere a metà giornata, alla mattina, oppure magari anche alla sera, per dire, magari alla sera per rilassarci dopo la giornata. E quindi quello che diceva la fosca vale. Quindi può essere anche che appunto può essere anche ascoltare la musica. Il momento è quello. E infatti la fosca, non far nulla, sentendoti dire che ha avuto ragione, in segno di grande equilibrio, ci ha fatto, voi non l'avete visto, ci ha fatto il dito medio a tutti. Hai visto? Per denotare proprio come è in relazione. Così ci ha proprio fatto. Oh, coglioni. Oh, per me. Hai già ragione io. No, no, ok. Quindi va bene anche prendersi, di distrarsi. Distrarsi. Sì, in realtà vale tutto, come può essere veramente a volte, a me è capitato, di sedersi magari sul divano e non pensare a nulla, non ascoltare nulla, quindi cercare di rilassare un attimo la testa e di che sembra appunto il non fare niente, cioè non stai facendo nulla, in realtà stai facendo qualcosa per te. Ma guarda, noi, cioè questa cosa qua siamo d'accordo, ma quindi mettersi sul divano e avere la pazienza di non fare niente, di pensare, sì, è uguale a mettersi le cuffie o a giocare a Candy Crush sul telefonino? No. Non è proprio uguale, però per una persona magari può essere quel momento lì di cioè per dedicarsi appunto a se stesso, il dedicarci del tempo, io l'ho capito dopo tanto tempo, sì, non è così semplice, quindi il potersi concedere di appunto dedicarsi del tempo non è così semplice, quindi anche appunto stare lì così senza fare nulla, piuttosto che guardare una puntata di una serie TV che ci può appunto alleggerire la testa, o ascoltare un po' di musica che ci può appunto dare la possibilità di andare avanti poi nella giornata in un modo diverso. Va tutto bene. Ok, va bene. Chi è che ha scritto provate l'app Serenity? Un ascoltatore. Allora, dice, provate l'app Serenity, mini meditazioni giornaliere per prendersi un momento personale. Bello. Michela. Ok, bello, vi lancio una provocazione. Ma quanto è andato a rotoli il mondo dove
se per, dove per meditare hai bisogno di un'app. No, cioè non è proprio l'antitesi totale del... No, però del... ti può indirizzare su qualcosa che non conosci, quest'app. E quindi dirti si fa... Li vedo proprio come due mondi talmente in contraddizione... Cioè, per iniziare magari. Qualcosa che venga da un telefonino e, la e comunque la meditazione, il silenzio, il pensiero, così li vedo talmente in antitesi che mi sembra una truffa quando sento dire le... Sono d'accordo con te. No, stavo pensando che però magari ti scandisce anche il tempo... da dedicare a quella cosa lì che magari tu in autonomia non ti fa da allenatore, ti fa da sì, troppo da, comodo, da sempre tutto troppo so. Comodo. Sì, l'app per meditare, cacchio, mi sembra un ossimoro, un ossimoro gigante. Va bene, Franci, grazie per la telefonata. Grazie a voi. Grazie un bacio. Voi, ciao, 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 ciao. Gente che stava dicendo, erano proprio giorni in cui ero lì che riflettevo sul devo prendermi dei momenti per me, ne state parlando. No, sulla cosa dell'app, per esempio, dov'è? Uno è sparito. Marco che dice, anche una radio che ti parla di meditare allora non ha senso, l'app può essere vista come un nuovo media. Allora, secondo me non è proprio lo stesso discorso, perché un conto è parlare dell'argomento meditazione, un conto è se voi accendeste Radio DJ mm-hmm. per sentire uno che dice, adesso respira. Adesso, cioè, parlare di una. Con sotto la base di Carletto il principe dei mostri, tra l'altro. No, un conto è parlare di un argomento. Secondo me, ma è opinione personale, cioè, se vi fa star. Il bene vostro è sopra ogni cosa, quindi se vi fa star bene, andate avanti. Mi sembra strano che la meditazione passi attraverso un media. No? Io sono d'accordo che l'app è un nuovo media. Mi sembra strano che una cosa come la meditazione. No, ma può, debba passare attraverso un media. Però può partire da un media. Perché è complicato arrivare allo stato sì, di meditazione. Magari ti dai là e poi e fai poi tu vai avanti. Può essere, può essere, può essere. Ma è arrivato il momento più importante di tutti, il nostro premio fedeltà. 3, 4, 2. Questa settimana in regalo i biglietti per il tour teatrale Salutava Sempre, la spettacolare fine di Alessandro Cattelan. Sono io, sono io. Madonna, che ansia che mi dà sta roba, guarda. Non vedo l'ora di venire a Bologna, tra le altre cose, Simone. Non vedo l'ora di venire a Bologna perché è l'ultima data, vuol dire che l'ho fatto. Bologna è l'ultima data. Tu sei di Bologna. Bologna è sold out, vuoi venire a Firenze?
Ah no, però c'è tanto, la lista c'è lo stesso. No, sì. Allora viene Bologna, che la lista per voi comodo, del premio fedeltà c'è. La lista per voi del premio fedeltà c'è. Va bene, con chi vieni? Vengo con un mio migliore amico. Col tuo migliore amico, siete single tutte e due? No. Sì. Sì, adesso sì. No, perché sono anche cose che uno, cioè, dice questa cosa qua la vado a fare col mio amico. No, però no, ci saresti venuto lo stesso con lui, perché poi gli faccio una testa tanto anche sul programma, per cui ormai, quindi lui mi odierà, quindi verrà lì incattivitissimo, così, quindi tu devi almeno colmare le sue lacune. O carico a mille, Simo. Moltissimo. Carico. Ho visto che era subito sold out, ci sono rimasto male. Ma come, no? Ma poi vedi che Radio DJ ti viene incontro. C'è sempre una piccola bolla per gli ascoltatori di Radio DJ. Simo, ti mandiamo un abbraccione. Non vedo l'ora di vederti a Bologna. Quando è che è Bologna? Dicevo 11 dicembre. 11 dicembre. Sì, è verso la fine. 11 dicembre a Bologna. Ci vediamo là. Perfetto, grazie. Va bene, un abbraccio. Ciao, Simo. Ciao a tutti. Ciao. Certo che la vita è strana, cammino e ti ritrovo qui. Sei sempre tu ma sei cambiata, il tempo vedi fa così. E certo che l'amore è un'arma, lo percepisco dentro te. Tu sai che cosa a me mi calma, e se sto in piedi lo decidi te. Ti va di stare bene. E non ricordo più che effetto fa la vita se dentro ci sei tu. Ti va di stare bene. Che non ricordo più che effetto mi fa il cielo se a fianco ci sei tu. Ti va di stare bene. La vita è strana, arriva quando arrivi tu. È certo che qualcosa cambia se vivi e non sorridi più. È certo che perdo la calma, lo specchio sembra una TV. Mi osservo e sento che mi manca il mondo che avevamo e non c'è più. Ti va di stare bene. Stare bene, che non ricordo più che effetto fa la vita se dentro ci sei tu. Perché ha vinto Simone, chiedete? Non lo so, il premio fedeltà è così, un po' a caso. Sì, il messaggio era carino, un po' a caso.
E che poi uno ha scritto: io ti regalavo i tortellini. Saperlo prima. C'è ancora posto su Bologna? Dei nostri. Dei nostri. Però Bologna-Firenze quanto ci vuole? Perché Bologna andava a Firenze, c'è lì Firenze vicino. Vabbè, se no Bologna. Ragazzi, grazie mille. Speriamo di aver innalzato il vostro livello spirituale. Più che altro, una regolata. Più che altro per fare un favore a Maurizio, datevi una regolata. Noi ritorniamo domani puntuali da mezzogiorno all'una su Radio DJ. Ciao!